Siamo alla fonte del Castagno, che si trova per coloro che conoscono Sinalunga, in cima alla cosiddetta Ritta, quella salita molto ripida che dalla Pieve va verso il centro storico di Sinalunga. In questa cartina potete vedere la posizione dove ci troviamo adesso e siamo qui. E questa linea blu evidenzia la quota 335 metri sul livello del mare. È una quota importante perché a questo livello si trova una formazione geologica di conglomerati, di ciottoli e sabbie di epoca pliocenica, sovrastanti alla formazione di rocce del Macigno. Questo livello conglomeratico è un livello acquifero molto importante, infatti la fonte del Castagno è l'emergenza di questa falda che si trova in questi conglomerati. Dall'altro lato del centro storico si ha un'altra fonte, la fonte della Pietraia, più o meno alla stessa quota, nello stesso contesto geologico. Anche nella zona del Cassero vi è un'altra fonte, sempre in questi conglomerati, sempre scaturigine naturale di acqua da questo conglomerato. Tuttavia, in epoca medievale, per aumentare la quantità d'acqua disponibile a questa fonte, erano state realizzate delle opere di drenaggio mediante dei cunicoli scavati nel sottosuolo del centro storico, cunicoli che sono stati riaperti recentemente. Come potete vedere, era stato chiuso con un muro in tempi remoti, e questi cunicoli sono stati riesplorati e un tratto accessibile tranquillamente collega la fonte con un pozzo ascendente che dovrebbe risalire fino alla zona sottostante la Piazza del Comune, la Misericordia e il Teatro Mascagni. Questa è la fonte del Castagno, fa parte di un sistema idrico, per cui nel Medioevo i cittadini di Sinalunga attingevano l'acqua appunto da questa fonte. E da qui possiamo vedere la parte finale del sistema idrico che prende la propria acqua proprio al centro del castrum del paese. E questo sistema porta l'acqua alle varie fonti. Una di queste fonti che è rimasta integra e intatta è la fonte del Castagno. Siamo usciti in una prima camera di questo cunicolo. Come vedete già ci sono questi livelli di ciottoli, piccoli ciottoli inglobati in questa Sono matrice questo sabbiosa. strato qui. Questo è uno strato. Voi immaginate un periodo di deposizione di ciottoli sulla spiaggia, poi un periodo di sabbia, poi un periodo di ciottoli nuovamente, quindi queste continue alternanze tra deposizioni sabbiose e deposizioni ciottolose. Questi sono chiaramente ciottoli depositati in un ambiente costiero. Questo si capisce. Dall'altra parte c'è la stessa roba, solo che qui Era cos'è sì, calcare? è una concrezione calcarea legata al fatto che queste acque che circolano sono tutte ricche di carbonato di calcio e questa patina bianca è la concrezione del calcare, quello che normalmente si forma anche nelle pentole di cucina. Chiaramente, depositandosi lentamente nell'arco di tempi molto lunghi, si ha la possibilità di formarsi in maniera quasi cristallina e quindi molto bello anche dal punto di vista estetico. Cioè non è altro che calcite cristallizzata perché uscendo fuori cambiano le condizioni chimico-fisiche dello stato dell'acqua e quindi si ha una precipitazione del carbonato di calcio. Sono venuti fuori, già lo sapevamo dell'esistenza di questi cunicoli, da sempre se ne parla e quindi oggi, insomma, andiamo un po' a fare così un'analisi
una ricognizione per vedere effettivamente di cosa si tratta. Ecco, poi sarà necessario fare degli studi, approfondire e poi eventualmente reperire chiaramente delle risorse per il loro recupero. Questa è una costruzione successiva per rinforzare questo punto che stava allargando troppo verso l'alto e quindi poteva diventare pericoloso. Hanno fatto questo piccolo tunnel di rinforzo. Tanto, come vedete, l'acqua circolava solo nella parte bassa e questo bianco che abbiamo sul pavimento è sempre carbonato di calcio precipitato sul fondo anziché sulle pareti. Adesso qui la deviazione che fa il tracciato è da capire, perché io sono stato qui anche insieme al professor Costantini, Armando Costantini dell'Università di Siena, che è il numero uno nello studio di questi impianti, di queste strutture sotterranee. Ha esplorato tutti i bottini di Siena e è un profondo conoscitore anche delle tecniche costruttive, di come venivano realizzati. In questo punto vi è una deviazione ad angolo retto per circa 5 metri a destra e poi riprende la direzione originaria. E non si spiega il motivo di questa deviazione. Se non che nella parete di fondo, se potete inquadrare l'altro lato, vedete che i livelli di ciottoli, di conglomerato e di sabbie non si seguono più sulla parete di fondo. Quindi può darsi anche che quella sia una frana che è venuta giù per qualche motivo lì, e quindi ha interrotto il passaggio. Sì, hanno deciso di cambiare direzione e di aggirarla passando a destra. Però non è definito con certezza questo fatto. Siamo diciamo con un po' di dubbio. Appunto in una camera circolare con molta acqua. Dunque questo è il pozzo ascendente in cui finisce questo, in cui termina questo cunicolo. Qui sta anche scorrendo l'acqua, vediamo. In basso la canaletta che abbiamo sotto i piedi, qui si può vedere l'acqua che se ne va da questo punto e poi defluisce verso la zona delle fonti. Questo evidentemente è un punto dove vi è una sorgente. La sorgente naturalmente deriva dal fatto che è stata intercettata con lo scavo, è stata intercettata la falda. Questo cunicolo poi ha una quota leggermente inclinata verso valle e porta via quest'acqua. Quindi è un drenaggio più che una sorgente vera e propria. Questo è stato realizzato sicuramente partendo dall'alto, con uno scavo a mano nella sabbia, nei primi 30 metri circa di sabbia, e poi ci sono questi ultimi 4-5 metri di conglomerato. L'acqua è alla base di questo conglomerato, come abbiamo potuto vedere anche lungo il tragitto del cunicolo. Quest'acqua rappresenta una falda alimentata chiaramente dalle infiltrazioni nel sottosuolo che avvengono in tutta la zona a monte rispetto a qui, tenendo conto che a monte abbiamo tutto l'affioramento di ciottoli, conglomerati, calcari che finisce alle carceri. Tutta quella zona lì ricarica questa falda acquifera e questo è uno dei punti in cui è stata intercettata da un'opera umana.
lo studio che stiamo facendo è quello di rimappare tutti questi cunicoli, non solo dal punto di vista storico-architettonico, come diceva prima il vice sindaco Padrini, ma anche per capire il sistema e capire appunto com'è fatto il nostro suolo, anche per la sicurezza dei cittadini. Infatti, come prima cosa che abbiamo fatto è quello di capire la protezione civile come potesse intervenire nel caso che qualcuno rimanesse o ci fosse qualche frana in atto, e questo ci porta a studiare al meglio il nostro paese. La prospettiva magari è quella di aprire al pubblico. Sì, ecco, sono già stati fatti, senza far paragoni con l'acquedotto etrusco di Chiusi, ma insomma sono lavori che sono già stati fatti. È chiaro, il problema della sicurezza per aprirlo al pubblico probabilmente è il problema più difficile da risolverlo. Però insomma io credo che se eventualmente gli studi che faremo diranno che c'è un certo valore, ne varrà la pena, insomma. A questo punto si vedono anche delle microscopiche goccioline di acqua che filtrano attraverso questo strato di sabbia e man mano che lentamente crescendo raggiungono la dimensione tale per cui la tensione superficiale della goccia non è più capace di sostenere il peso della goccia stessa, questa cade e nell'istante in cui cade si libera un po' di gas che fa sì che si precipita qualche cristallo di carbonato di calcio. Questo è molto bellino perché si vedono tutte queste microscopiche goccioline che stanno crescendo lentamente. Ci sono tanti angoli straordinari di Sinalunga che ancora devono essere valorizzati e conosciuti. Certo, certo, ce ne sono sicuramente tante cose, perché di scoperte ne sono state fatte pochissime, insomma. Sappiamo, diciamo, da testimonianze che sono state portate via, dei ritrovamenti che sono stati portati in certi musei, e forse c'è roba anche a Chiusi che appartiene al territorio di Sinalunga, al territorio di Sinalunga, di un ritrovamento fatto nell'82, che qua abbiamo proprio la testimonianza, il nostro facente parte del gruppo. Infatti stamattina abbiamo parlato di Medioevo, però vogliamo fare un piccolo flash anche sulla Sinalunga etrusca. Sì, la Sinalunga etrusca non è una sorpresa, perlomeno negli ultimi anni, diciamo dell'82, quando mi capitò di ritrovare questa tomba etrusca nella località d'Ucello. Era una tomba, era una sepoltura con una serie di arredi piuttosto ricchi, e all'epoca gli venne data una grossa importanza, è stata restaurata e portata al museo di Chiusi. Poi però purtroppo quest'opera, diciamo, di scavi a Sinalunga non è stata più continuata, non è più proseguita, quindi diciamo la Sinalunga etrusca si è un po' persa, e magari si spera che l'interesse ritorni per quanto riguarda gli scavi, le sondaggi. Anche, esatto, e anche con gli etruschi. Certo, certo, e che quindi l'interesse ritorni anche per la Sinalunga etrusca, non solo per quella medievale che abbiamo visto stamani.